È una delle pagine della storia del Molise medievale più significativa ed importante, le gesta di Rodolfo de Mulen, guerriero normanno che giunse in Italia combattendo al fianco degli Altavilla e che una volta arrivato il Molise conquistò Boiano e che con il trattato di Silva Marca nel 1152 diede il nome alla nostra regione. Un corteo rievocativo che ha coinvolto gli alunni dell'ISIS di Boiano guidati dalla professoressa Maria Grazia Tagliaferri e figuranti attori della città che hanno riproposto la 15ª edizione della storia di Rodolfo de Mulen e della fondazione della Boiano medievale. Soddisfazione da parte degli organizzatori e dell'amministrazione della comunità boianese. E noi patrociniamo sia il Versacrum che il de Mulen proprio perché sono delle rievocazioni storiche che parlano delle nostre origini, delle nostre radici, in particolare il de Mulen che ha dato anche il nome all'intera regione, il Molise, quindi noi quando ci sono queste manifestazioni tutti noi boianesi, ma in questo caso anche noi molisani, ci sentiamo orgogliosi di essere di Boiano e del Molise, quindi diciamo queste manifestazioni rafforzano quello che è il senso di appartenenza, l'identità culturale di un territorio, per cui noi le sosteniamo e le continueremo a sostenere e a patrocinare perché fanno parte della nostra cultura. Suggestione, storia ed effetti notevoli per quanto riguarda i costumi e le scenografie che hanno sorpreso e stupito i tanti visitatori arrivati a Boiano da tutta la regione. Scene curate nel dettaglio, costumi fedeli alla tradizione medievale e scene doppiate a Cinecittà, recitate poi dai protagonisti boianesi.